Ciao a tutti amici di xmardware.com, ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Questo giorno andremo ad analizzare la TT Sports Mega G1, una delle prime tastiere con tasti meccanici, cioè RMX, prodotte dalla stessa Thermaltake. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto per analizzare la tastiera e le relative funzionalità. La tastiera è ospitata in un comodo rivestimento di spugna. Proviamo un attimo ad estrarla ed analizzare nel dettaglio anche il relativo bundle. Un attimo di pazienza. Quindi il bundle della Mega G1 si compone di manualistica che vedremo nel dettaglio nel corso della recensione scritta sul nostro sito www.ximardo.com, di un comodo poggiapolsi in plastica con la serigrafia del logo della TT Sports e la tastiera stessa, che in questo caso è dotata di layout italiano e c'è RMX Black. La tastiera è dotata di un comodo cavo rivestito in treccia di tessuto davvero molto spesso, anche perché la G1 è dotata di doppio connettore USB con relativo adattatore PS2 e di jack da 3,5 mm per il microfono e per le cuffie. Infatti la tastiera è dotata nella parte superiore di un hub, scusate, per le porte USB e per i relativi connettori per le cuffie e per il microfono, in modo che potremo sfruttare la tastiera come adattatore per le nostre periferiche. Il layout è molto spartano, la colorazione è completamente nera, soltanto nella parte alta, destra è riportato il logo della TT Sports. Inoltre abbiamo la possibilità tramite tasti funzione di abilitare i tasti multimediali per la riproduzione di brani musicali. Inoltre, come abbiamo detto, la tastiera è dotata di Cherry Mix Black che adesso vi mostreremo. Ed eccoli qui. Sotto i tasti si celano i Cherry Mix Black, che sono stati i primi insieme ai Red ad essere impiegati sulle tastiere meccaniche di quel tempo. Infatti oggi abbiamo anche una più vasta scelta di Cherry Mix e di relativi tasti meccanici molto simili, come abbiamo visto nella Poseidon Z, che adotta i Kyle, scusate, e non i Cherry Mix. Con questo è tutto, vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito www.ximardo.com per ulteriori dettagli e per la recensione scritta. Un saluto, staff.